Saluto tutti coloro che si sono collegati qui. Oggi noi siamo in un mondo in cui c'è tutto e il contrario di tutto. Sono presenti tutte le possibili teorie e, detto in parole povere, non ci si capisce più nulla. È mai possibile arrivare alla verità in un modo assolutamente ordinato? Ossia in un modo che cominci proprio dal suo principio. Quale può essere il principio se è l'essere, la sintesi di tutte le cose che sono? Una combinazione tra l'essere e il non essere. Ossia già prevedere la realtà nel suo essere è una definizione unilaterale, che deve tenere conto anche della divisione uguale e contraria se vogliamo restare nei limiti di un assoluto ente che sia non definito. Ebbene, quando noi combiniamo l'essere al non essere, arriviamo al numero uno. Il numero uno è un ente spirituale, perché appartiene allo spirito umano che l'ha concepito, ad esempio come l'unità di un libro che escluda da quella presenza la penna, la matita, il foglio di carta che siano di fianco a quel libro. La valutazione dell'unità della struttura del libro siamo noi a darla con il nostro spirito. Pertanto l'uno è un ente spirituale che è veramente assoluto, perché è il prodotto tra tutti i possibili opposti, e il più sintetico di questi è l'essere e il suo antagonista non essere. Quando noi partiamo anche dal terzo principio fondamentale della legge dinamica, che rivela ogni possibile dinamica sempre come il prodotto tra un'azione e un'azione uguale e contraria, e noi assegniamo a queste due azioni uguali il valore unitario 1, differenziandolo in più 1 e meno 1, la combinazione di queste due entità algebriche, fatta attraverso il prodotto, determina che meno 1 per più 1 è uguale a meno 1, ossia uguale al quel nichilismo, a quella tesi nichilista che annulla in apparenza qualsiasi cosa che si sia anteposta come una presupposizione. Bene, l'uno non è solo questo annullamento, ma è anche l'abbinamento tra l'annullamento e invece la sua attuazione, perché combina le due visioni, la più uno di una costruzione nella linea reale dell'universo e quel meno uno che parta da un universo anti-universo che invece di evolvere nel positivo evolva nel negativo del tempo e quindi si annulli riportandosi sempre più nella sua pura essenza impotenza espressa proprio dal numero uno, il quale riferito ad ogni possibile quantità che sia diversa da 1, con n elevato a 0, determina proprio l'immagine di una realtà assolutamente indefinita, anche se definita. Definita n, però laddove n è proprio l'indefinizione di qualsiasi numero diverso da 0, che nella potenza 0 è anche qui non definita, perché lo zero equivale alla definizione nulla. Bene, noi vediamo che quindi il numero uno, questo giudizio espresso dallo spirito, è proprio quel ciclo totale, assoluto, espresso in potenza come n elevato a zero e uguagliato al pieno atto esistente già tutto tra un tutto realizzato e un tutto non realizzato. Bene, quando nei secoli passati, esattamente 2 secoli fa, l'Accademia francese
francese delle scienze, determinò l'urgenza di fissare il sistema metrico decimale per tutte le unità di misura della fisica, determinò nel ciclo intero dinamico posto 10, lo stesso 10 del nostro ciclo numerico, il ciclo ideale assoluto a cui poter riferire ogni unità reale. 10 unità reali della massa sono diverse qualitativamente da 10 unità della antimateria o del tempo o dello spazio o di qualsiasi altra ipotesi di unità, ma si uguagliano spiritualmente in questo giudizio di unità data spiritualmente al ciclo. Di conseguenza, questa determinazione fatta dai filosofi e illuministi francesi, che ricondusse a 10 ogni ciclo dinamico della natura fisica, pose l'equazione fondamentale n elevato a 0 uguale n per n elevato a meno 1 nei termini di un 10 elevato a 0 uguale 10 per 10 elevato a meno 1. E qui abbiamo la presenza di tre enti assoluti, entrambi, cioè tutti e tre 10, di cui uno è la verità assoluta data da 10 elevato a 0, che esiste tutta in potenza, e le altre due sono le realtà assolute esse pure, come 10 e 10 elevato a meno 1, che esistono e che formano una essenza fondamentale, una nella verità della sua equazione e trina nei tre 10 che fanno parte di questa stessa equazione, come 10 elevato a 0, simile allo Spirito Santo dell'unità divina, che è uguale a 10, ossia alla causa assoluta che Gesù Cristo chiamò Padre, e a 10 alla meno 1, che è l'assoluta presenza di quell'effetto unitario che Gesù chiamò e definì il figlio unico di questo fondamento, giungendo quindi alla visione una e trina del fondamento assoluto della realtà. Quando Gesù fece questo, definì l'essere che la religione ebraica aveva chiamato Yahweh, ossia io sono chi sono, lo definì in quel chi sono un ente uno e trino, e dimostrò di precisare a tal punto questa verità unitaria che non esiste né nella visione precedente ebraica né nella visione successiva islamica delle tre che partecipano allo stesso ceppo nato con il Yahweh